Ciao a tutti, nell'ultimo video vi parlavo di quei lavori che sono un po' inutili, potrebbero essere eliminati e ottimizzati. Facevo l'esempio qui in Russia dei dipendenti comunali che tagliano l'erba nei prati manualmente. Allora se ne vedono diverse persone che fanno lavoro che potrebbe essere svolto da una persona sola su un trattore. Ci sono altri esempi, per esempio si vedono dei bagni pubblici in cui c'è la persona a cui si deve pagare e questa persona ti apre la porta del bagno. Da noi questo non c'è più, credo, è tutto automatizzato, si mette dentro la monetina e la porta si apre automaticamente. Un altro esempio è sulle linee comunali degli autobus, c'è sempre l'autista e il bigliettaio controllore, due persone sempre su ogni autobus, e anche questo da noi non c'è, il controllore si vede molto molto raramente, quasi mai, e se c'è bisogno di vendere biglietti lo fa l'autista, quindi in genere c'è una persona sola. Allora, se guardiamo dal punto di vista dell'azienda o del comune in questo caso e ci limitiamo a guardare quest'ambito lavorativo, l'ambiente lavorativo, è chiaro che sembra che questi siano lavori inutili, queste persone potrebbero essere licenziate, sostituite o da macchina o comunque facendo le cose in maniera un po' più ottimizzata, e queste persone potrebbero andare a fare qualche altra funzione utile nella società. Il problema è che in pratica questo ragionamento non tiene conto che la situazione, almeno attuale, sia in Russia, sia in Italia, sia in gran parte d'Europa, con la disoccupazione che c'è, queste persone si ritroverebbero ad essere disoccupate. Allora, se siamo in uno stato sociale, queste persone riceverebbero supporto dallo Stato, un sussidio, insomma, per sopravvivere, che ha un costo. Che ha un costo, e non è detto che che i soldi che ricevono sarebbero meno di quelli che riceverebbero eseguendo questo lavoro inutile, perché non è che sono pagati tanto. E sappiamo, forse non mi ricordo se ve l'ho detto, ma comunque anche se c'è il supporto dello Stato monetario, comunque le persone che non lavorano alla lunga molto spesso maturano dei problemi psichici, la depressione, quindi un costo ancora maggiore. Poi non parliamo degli stati come l'Italia, in cui non c'è nessun supporto per chi è disoccupato, questa è una situazione ancora peggiore. Quindi se guardiamo tutta la situazione nel suo complesso, questi lavori che pure ci sembrano ridondanti e che sono sicuramente un retaggio del comunismo, in cui si voleva dare un ruolo, una funzione a tutte le persone, pur se inefficiente. Questi, se guardiamo le cose nel loro complesso, ecco, questi lavori hanno una loro funzione e pur nella loro inefficienza sono più efficienti dell'alternativa. Va bene, questo era tutto per oggi. Ho ricevuto un commento nel video precedente in cui mi si chiedeva di provare a fare questi video in interlingua. Isto es un possibilitate, io sape che tote vos pote comprendere l'interlingua. Vedremo se lo farò, magari farò un esperimento a vedere se interessa di più magari. D'accordo, buona giornata a tutti, ciao ciao.